Per realizzare la nostra trasmissione Health, oggi ci siamo recati presso il consultorio di Lamezia Terme. Una serie di informazioni importanti, importanti per la vita della famiglia intera. Che cosa si fa in un consultorio dove il servizio viene offerto completamente in maniera gratuita? Si fa prevenzione su tantissime cose, quindi noi incontreremo i medici che all'interno di questa struttura lavorano e parleremo di prevenzione in ambito ginecologico, per esempio, parleremo di psicologia, parleremo di assistenza sociale, parleremo degli eventi bellissimi come quelli che sono la nascita di un figlio e il percorso che fa una coppia in questi momenti. Tutto questo in una puntata che vuole dare delle informazioni, come sempre per sapere come e dove curarsi nella nostra regione. I consultori sono in tutta la Calabria ed offrono tutti lo stesso servizio in maniera gratuita. È importante quello che sentirete in questa trasmissione per prevenire gravi problemi della salute all'interno della famiglia. Dottoressa Fera, che cos'è un corso di preparazione al parto? I corsi di preparazione al parto sono dei percorsi che noi offriamo a tutte le gestanti dai primi mesi fino al compimento dell'età gestazionale e sono dei corsi di accompagnamento. Noi accompagniamo queste signore perché possano vivere la gestazione nel migliore dei modi, cercando di tranquillizzarle su tutto quello, sui dubbi, purtroppo anche sulle problematiche che in alcune situazioni accompagnano la gravidanza. I corsi sono offerti gratuitamente a tutte le gestanti che ne fanno richiesta e appunto per questo abbiamo un numero non indifferente di corsi. Le signore vengono spontaneamente a questo servizio e quello che ci siamo rese conto nella maggior parte in questi lunghi anni è che il passaparola ancora è il canale preferenziale che ci fa lavorare. Il corso è articolato in un incontro a settimana, viene tenuto da un gruppo di operatori, ci siamo noi, le due ostetriche consultoriali, ci sono i ginecologi, anche loro due, l'assistente sociale e i pediatri che in genere si alternano. Sono delle lezioni sia teoriche che pratiche, quindi con le lezioncine teoriche cerchiamo di spiegare, di dare dei chiarimenti anche sulle problematiche che magari loro stesse tirano fuori e parliamo e spieghiamo un pochino tutta la gravidanza, dagli esami preconcezionali per quanto riguarda i corsi che iniziano prima della 27esima settimana, parliamo dei travagli, del parto, dell'igiene della gravidanza, ad esempio io oggi stavo facendo la lezione sul puerperio, quindi su come gestire questo momento delicatissimo del postpartum, su come va gestito un piccolo, ho definito con le signore poco fa, un piccolo cucciolo d'uomo, su come deve essere lavato, su come deve essere allattato. Nei corsi qui a Lamezia spingiamo tantissimo per quanto riguarda l'allattamento al seno, è uno dei nostri obiettivi fondamentali e le signore qui stamattina si sono fatte circa 2 ore di insistenza e di lezione per quanto riguarda questo. Ci teniamo tantissimo. Perché ci tenete tantissimo? Perché ci sono stati degli anni in cui ci sono stati. I medici non consigliavano questo, insomma si erano allontanati da questo. Sì, diciamo le cose come stanno, ci sono stati gli anni 80, gli anni 90 in cui l'allattamento naturale ha subito un declino non indifferente, sia secondo me la parte culturale della donna, l'emancipazione, insomma voleva cercare di mantenere questo seno nel migliore dei modi, ha giocato un ruolo non indifferente, però quello che ho detto stamattina alle signore, che mi piace dirlo anche qua, le multinazionali che stavano dietro alla produzione del latte hanno fatto anche la loro parte e magari anche qualche pediatra e nonché anche qualche punto nascita, perché noi veniamo fuori da un sacco di discussioni anche con i diversi punti nascita cui le nostre gestanti fanno afferenza, che è quello di prescrivere già, di suggerire, diciamo così, al momento della dimissione già questi benedetti latti, e la cosa non va assolutamente bene, siamo contro legge tutti.
tutti, perché questi latti non devono essere prescritti se non in particolari situazioni del neonato. Quindi il fatto che tutte le signore al momento della dimissione abbiano, o la maggior parte di loro abbia come suggerimento dal punto nascita un latte artificiale, non è assolutamente una cosa che si deve fare. E però ognuno si prende le sue responsabilità. Io mi occupo di prevenzione, mi occupo di informazione e il mio messaggio deve essere questo. Come è legato alla prevenzione l'allattamento al seno? È legato perché innanzitutto l'alimento ideale per il bambino è il latte materno. Questi latti purtroppo adattati sono dei latti che nascono, così come ho detto la signora mezz'oretta fa, nascono per crescere altri cuccioli che sono i vitelli, che hanno delle esigenze diverse, che sono anche fatti in maniera diversa perché hanno un sistema digerente fatto in maniera diversa. Certo, sono dei latti che ci sono venuti in aiuto per tantissimi anni, che hanno risolto tanti problemi, però sicuramente non è un alimento ideale per il bambino, né per lo sviluppo, diciamo, rapido, e né per quello che poi possono provocare a lungo termine malattie. Il latte materno è vero contiene degli anticorpi che sì, altro latte sì, 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 infatti io poco fa ho definito alle signore, ho detto questo: voi consegnate al bambino su un vassoio degli anticorpi che lo proteggono e lo difendono per i primi periodi di vita e quindi per i contatti, per i periodi. Certo, questo col latte artificiale non c'è, quindi saranno sicuramente dei bei bambini, belli, cicciottelli, pieni, perché effettivamente è un latte che cresce vitelli, però sicuramente saranno dei bambini che avranno una labilità un pochino più accentuata rispetto agli altri bambini. E che poi che dire? È vero, per esempio, che il latte più vicino, il latte materno e il latte d'asina, sì, in realtà però poi ha sì, costi molto alti. A costi molto alti e anche la quantità che circola è molto poco. Quindi le asine non sono così come di facile riferimento come i vitelli. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Infatti, lasciamo perdere anche questo, quei poveri asini sardi e roba varia. E che dire? Quindi il latte materno è l'alimento ideale, deve, e io gli ho detto alle signore, non è assolutamente un problema di tetta, è un problema di testa allattare. E gli ho spiegato anche che le popolazioni nordiche, sia le nostre, il nostro settentrione, sia le nazioni del nord Europa, hanno una percentuale di signore che allattano notevolmente maggiore alla nostra. E noi purtroppo su questo siamo scarsi. Ci siamo rifatti un pochino mentre in questi invece, ultimi anni. Mentre invece negli anni passati sì, le mamme del meridione erano quelle che E perché poverine non avevano granché soldi, ancora non erano in ballo quelle che sono stati gli incentivi nella vendita del prodotto. E quanto durano le lezioni? Le lezioni durano circa 2 ore. Perché poi lasciamo anche il tempo alle signore, insomma, di esternare qualche problema, qualche dubbio, e poi perché si instaura anche un rapporto di amicizia, di complicità, sono nostre, diciamo, vista l'età, nostre figlie, e quindi il corso è aperto alla coppia, ecco perché c'è la presenza dei papà. Oggi i papà sono di meno perché la lezione riguardava il puerperio, loro sono molto sensibili e si sono voluti formare anche su questo, ma le lezioni che hanno riguardato il travaglio e il parto, il numero di presenza maschile è stata molto di più. Anche questo negli ultimi anni si è accentuato, sì, perché sì, una volta l'uomo sì, non partecipava, no, proprio. No. Era un rapporto a due e quindi la mamma era protagonista del tutto. Adesso no, noi dobbiamo portare avanti, dobbiamo stimolare queste giovani coppie alla triade familiare. Quindi io l'ho detto e lo ripeto anche qui davanti a voi, per noi la presenza dei papà sia nei corsi di preparazione e poi durante il travaglio e se è possibile anche durante il parto è fondamentale, perché sono le persone più adatte a questo tipo
diciamo, di assistenza. È vero che nasce anche un legame particolare con il nascito? Sì, perché io poco fa dicevo al papà e mi rivolgevo a lui facendo degli esempi su questo bambino. Molti papà per molti anni hanno pensato che, insomma, la relazione si potesse instaurare più avanti, quando il bambino capiva, quando il bambino magari cominciava già ad interagire, a giocare col papà. Non è così. La relazione e il rapporto inizia subito, e noi diciamo che inizia già in sala parto. Purtroppo il bambino viene rapidissimamente, poiché siamo in un punto ospedaliero, dato ai neonatologi, che devono fare la loro parte, c'è la valutazione dell'APGAR, Reggio roba varia, e per cui il bambino si stacca da questo piccolo nucleo familiare precocemente, e per poi tornare dopo diverse ore. Anche questo noi abbiamo più volte ribadito con i diversi punti nascita. Va bene, se c'è un problema purtroppo di patologia o di adattamento del bambino, è giusto che rimanga nell'isola neonatale, insomma, per qualche ora in più, altrimenti dovremmo cercare di abbreviare il più possibile questo tempo di allontanamento del bambino da quello che è il suo nucleo familiare. Quindi voi siete in due come ostetriche, sì, la dottoressa Formica e la dottoressa Fera. È cambiato il ruolo dell'ostetrica negli ultimi anni? Sì, tantissimo, perché diciamo che anche le signore sono cambiate. E noi siamo chiamiamoci così, delle vecchie ostetriche ospedaliere. Negli anni Ottanta, la collega ancora prima di me, si lavorava in ospedale e diciamo che la signora veniva manipolata un po' troppo, sia da noi ostetriche che dai ginecologi. In che senso? E la signora sottostava tutto quello che gli veniva detto, gli veniva suggerito, e, insomma, veniva. Adesso non più, la signora partecipa a tutto, e quindi anche i papà saranno, anche l'informazione sicuramente avrà fatto la sua parte, ma poi anche i corsi di preparazione al parto, e quindi appunto per questo ci si relaziona in maniera diversa, si spiega alla signora tutto quello che accade, se ne parla, si cerca di concordare tutto. E poi noi, veda, io in questo momento, prima che lei arrivava, io stavo parlando di un semplice pigiama. Noi andiamo, scendiamo su tutto, quindi anche il fatto sì pigiama, sì camicia da notte, perché, cioè, e quindi è qualche cosa che concordiamo. Noi non spingiamo le signore ad acquisti di roba magari particolare, anche costosa. Io poco fa dicevo a loro: a me interessa che voi andiate in ospedale, in modo particolare al momento del parto, con una semplice camicia da notte di cotone, che non abbia chissà che, anche a livello di costi. Vogliamo chiudere con un consiglio: che mettiamo in questa borsa? Lo stretto necessario. Io stavo dicendo a loro: in ospedale, se la signora va al momento del travaglio, rimane in ospedale 3 giorni, quindi è inutile portarsi un tir di roba, va portato ciò che è necessario, igienicamente sia consono al momento, quindi stavo parlando anche della biancheria intima, insomma, devono considerare che si vanno a partorire in un ambiente sanitario e quindi non occorre. Corrono chissà che. E poi adesso cominciamo a parlare di quello che poi devono portare per il bambino. Di uno psicologo all'interno di un consultorio è fondamentale. Lei ha un'esperienza pluriennale, dottoressa Bertucci, qui all'interno di questo consultorio, quindi avrà visto tante cose, ma anche l'evoluzione della sua professione. Sì, sono trascorsi davvero tanti anni. E anni iniziali caratterizzati dal senso di vergogna delle donne, delle persone nel chiedere aiuto, soprattutto uno psicologo. Quando penso e torno con la mente indietro, penso soprattutto all'idea che loro avevano, o meglio ancora ai pregiudizi che loro avevano. Andare dallo psicologo significava andare da chi doveva incidere e modificare la tua mente, quindi c'era davvero tanta diffidenza. Perché devo andare da uno psicologo, andare da una donna tra l'altro e raccontare le mie cose, quanto pudore, quanto riserve mentali anche nella aprirsi all'altro,
le garantisco che sono stati anni duri, anni caratterizzati dal cercare di conquistare la fiducia delle persone, e anni caratterizzati dal tentare di far capire il vero significato del servizio e soprattutto poi nello specifico del ruolo di questa particolare figura, che non è certo sostituibile ad altre figure altrettanto importanti che in altri ambiti. Faccio per esempio riferimento, che ne so, al medico di base, no? E quindi piano piano però ci siamo avvicinati a stabilire quindi con le donne dell'Ametino, ma non solamente con le donne, io oserei dire con le famiglie. Perché molte... era proprio questa la domanda, perché nel consultorio in genere si pensa venga una donna, invece è la famiglia intera che viene presa in carico. E poi tutto quello che la storia della famiglia viene considerata. Certo, e tutte le dinamiche conflittuali che agiscono all'interno di un contesto familiare. E appunto, come le stavo dicendo, quindi non è un servizio che accoglie solo la donna o esclusivamente la donna, ma tutto il disagio vissuto all'interno di un contesto familiare, anche in considerazione per esempio alle particolari fasi di un ciclo vitale di una famiglia. Che ne so, la nascita di un bambino piccino poteva determinare, ecco, dei disagi, dei conflitti, e quindi il poter parlare con uno psicologo, il poter avere la possibilità di essere ascoltati ed elaborare quel tipo di disagio che portava la donna magari, che ne so, addirittura a confliggere con il coniuge, quindi a vivere in maniera decisamente negativa questa fase che è delicata. Facevo riferimento alla nascita del bambino, ma che è anche molto ricca di esperienze anche positive. Questo, ecco, mi dava la possibilità di modificare lo stato appunto conflittuale o la domanda che portava la famiglia o la coppia a chiedere aiuto. La domanda però è ampia. Oggi più di ieri, perché non solo si è compreso il ruolo, sì, ma sono aumentati i problemi, si dice. Sono aumentate le domande, e sono domande estremamente eterogenee, che comunque accolgono disagi relazionali importanti, e che mettono in seria discussione quella che è la stabilità della coppia o il tentativo di trovare una stabilità. E faccio riferimento anche al periodo attuale, che sul piano economico sta veramente molto sollecitando le famiglie. E la crisi economica che vive, sì, il paese è spesso, sì, uno specchio all'interno della, sì, famiglia, come crisi familiare. Sì. E anzi, paradossalmente, ancora di più mettono in evidenza magari disagi che venivano gestiti diversamente o decisamente che raggiungevano livelli meno alti di tensione all'interno del contesto. Oggi si è decisamente molto più reattivi, si vogliono affrontare i problemi, e si vogliono risolvere anche in un lasso temporale decisamente breve, immediato. E rispetto al passato, ecco, se analizziamo un pochino lo stato attuale, ripeto, mi sembra che siano caduti taluni muri, talune resistenze rispetto agli stereotipi che citavo poc'anzi, e decisamente si è molto più pronti ad aprirsi, si è molto più pronti a chiedere aiuto oggi. Una serie di problemi, dicevamo, sì, tra quelli che si affrontano oggi e con un po' più di facilità, mi passi il termine, rispetto a quello che era ieri. Sono i problemi legati alle violenze all'interno della famiglia e alle dipendenze. Sì, senz'altro. E i problemi legati alla violenza, ecco, sì, mi fa venire in mente la maggiore facilità che oggi hanno le donne nell'aprirsi e nel chiedere aiuto.
certo non è sempre così facile, però rispetto però agli anni è importante chiedere aiuto. Certo, certo, è il primo passo che consente alla donna la possibilità di leggere forse in maniera anche diversa il suo modo appunto di interpretare la relazione con l'altro. E molte volte mi è capitato di incontrare donne che erano pronte a giustificare, a minimizzare, e addirittura colpevolizzare, mi ha anticipato. E la possibilità di aprirsi, la possibilità di chiedere aiuto offre senz'altro alla donna una lettura molto più ampia di questo fenomeno, relazionale che fa star male tutti. A volte, dottoressa, venire, parlare, chiedere aiuto salva la vita. Accidenti, sì. Mi sta facendo pensare a una donna che ha subito ben 5 interventi chirurgici. E per la violenza familiare. Proprio per la violenza familiare. E la possibilità di fare un percorso che le ha consentito, ecco, di uscire fuori da quella trappola che citava prima lei, del senso di colpa, del considerare se stessa causa forse delle botte o della violenza appunto o fisica, il riuscire a capire i livelli di responsabilità che vanno diversificati, il riuscire a vedere l'altro non più come una persona da giustificare sempre e comunque, anche nei confronti di quelle botte che ho appunto citate, quindi arrivare a denunciare. Ecco, per chiudere, far sapere che qui si trova una porta aperta, un punto di ascolto, un punto di aiuto, volevo farle dire qualcosa in più sulle dipendenze, perché mentre per anni si è parlato di alcol e droga, oggi sono tantissime le nuove dipendenze, il gioco, la TV, internet, il sesso, una serie di dipendenze che anche l'alimentazione stessa creano difficoltà terribili. Anche su questo si può chiedere aiuto al consultorio. Cioè, allora mi perdoni. E visto che abbiamo detto all'inizio dell'intervista che questo servizio è datato e quindi è presente alla Mezzia da tanti anni, e questo servizio ha anche fatto tanto per esempio per l'alcol, proprio perché giungevano in consultorio persone che chiedevano aiuto proprio per la dipendenza per esempio dell'alcol, e i primi club all'interno del servizio sono stati appunto organizzati, ma stiamo parlando da lontano, 1987. Dopodiché l'azienda sanitaria si è dotata di un servizio ad hoc proprio per le dipendenze. Ok, proprio per le dipendenze, collegarla. Brava. Ed è proprio per questo. Come non si accetta di dire vado perché mi sento depresso, vado perché mi sento male, che non si vuole ammettere di avere una difficoltà. Giusto. E le ripeto, ritengo che il servizio consultoriale sia una porta aperta che accoglie tutti i tipi di domande, anche nelle relazioni, benissimo, anche nelle relazioni con i bambini, anche nelle relazioni nelle varie fasi del ciclo vitale appunto della famiglia. Ok. Quello che volevo esprimere è appunto questo: il consultorio è importante, ma è importante nella misura in cui si relaziona e dentro il rapporto con le altre strutture presenti all'interno dell'azienda. E io penso che nel corso degli anni questa collaborazione, questa sintonia, tutto questo si è decisamente concretizzato. All'interno di un consultorio, ruolo importante come tutti gli altri è quello del pediatra. E voi vi occupate dei bambini da quale età e fino a quale età? Dottoressa? Dai. Noi ci occupiamo dei bambini già prima della nascita, perché seguiamo, diciamo, i corsi di accompagnamento alla nascita appunto con le gravide, quindi ci interessiamo promuovere la fisiologia e la prevenzione del bambino proprio fin dai primissimi istanti di vita. Quindi
Nel consultorio vengono, diciamo, effettuate le visite pediatriche poste di missione dall'ospedale, quindi nei primissimi giorni dalla nascita, allorché le famiglie ancora non hanno provveduto alla scelta del pediatra di base, fino all'accompimento della maggiore età, quindi la prima infanzia, l'adolescenza, e le problematiche, come potete immaginare, sono le più varie. Dottoressa, quali mamme possono venire da voi? Il vostro è un servizio gratuito. Voi avete un contatto tutte. Con le scuole o sul territorio tutte possono sì, venire? Sì, sul territorio possono venire tutte. Poi abbiamo anche un contatto diretto con le scuole, facciamo degli screening per quanto riguarda sovrappeso, obesità, e perché ormai è diventato il male del secolo l'obesità e il sovrappeso. E poi anche oltre alle visite normali, quotidiane, cose di prevenzione, facciamo l'ambulatorio anche per quanto riguarda le malattie metaboliche, e quindi sovrappeso, obesità, iperinsulinismo, ipercolesterolemia nei bambini, diciamo, dalla più tenera età fino ai 18 anni. Lei diceva che queste sono delle problematiche che si fanno sempre più diffondendo. Sì, l'obesità e il sovrappeso, sì, perché purtroppo le mamme per la voglia di far crescere questi figli, insomma, tipo il grasso è bello, invece non è vero, assolutamente, anche perché fanno una cattiva alimentazione, e per cui i bambini possono andare incontro ad ipercolesterolemie, diabete 2 e poi malattie, quindi collegate, malattie cardiovascolari, cose. E quindi sono... prima riusciamo a prevenire e meglio è. Questo, che le malattie non sono sempre genetiche, proprio cattive abitudini alimentari proprio. Dottoressa, come parlate con le mamme quando incontrate una situazione del genere? È difficile comunicare con loro e dire stai sbagliando nell'alimentare tuo figlio? Allora, chiaramente bisogna costruire un rapporto di fiducia con la mamma, perché quando si fa attività pediatrica noi gestiamo appunto la diade madre e bambino. La madre diventa fonte di informazione, è quindi preziosissima, ma non solo, è fondamentale per seguire la cura del bambino, di qualunque problema si tratti, in particolare di alimentazione, perché chiaramente è la madre che fa la spesa, che sceglie gli alimenti, che sceglie le modalità di preparazione dei cibi, quindi è importante fare un'educazione alimentare proprio della famiglia. Capiamo chiaramente che nel contesto, diciamo, familiare è importante che un bambino diciamo con sovrappeso o peggio ancora con obesità sia supportato da tutta la famiglia, perché attuare uno stile alimentare corretto presuppone la collaborazione di tutti i membri della famiglia e chiaramente l'aiuto al bambino nel seguire le prescrizioni dei pediatri in questo caso. Quindi consigliate anche una dieta? No, non parliamo mai di diete. Assolutamente, anche perché è un bambino. Ma anche con la mamma non possiamo parlare di diete, cose, ma diamo dei consigli alimentari. E infatti facciamo fare, ad esempio, dopo qualche incontro, facciamo fare il diario alimentare, e quindi insieme alla mamma e il bambino, se è più grandicello, e si discute appunto e si vede dove si commettono gli errori, le cose. E quindi si discute un attimino insieme a tutte e due, sia genitori, mamma, a volte sono accompagnate anche dai papà. È importante anche questo. Certo. La classica, spesso si punta il dito contro la classica merendina, si fa bene? Sì, sì, tant'è vero che ad esempio ai bambini non puoi dire non mangiare dolce o cosa, ma appunto dando dei consigli alimentari, almeno io personalmente dico alla mamma, è preferibile, non sempre, però preparare a casa i dolci. Riprendere vecchie abitudini. Sì, preparare, appunto, prepararli a casa. Sai quello che ci metti e cosa. Invece le merendine sono piene di grassi,
dannosi purtroppo alla salute. Dottoressa, secondo lei il vivere frenetico dei nostri giorni è un problema per la famiglia, quindi nel tirare su un bambino? Sicuramente sì, perché chiaramente ci sono intanto molti casi in cui i bambini trascorrono tantissime ore a casa e si dedicano ad attività sedentarie come l'utilizzo del computer, di videogiochi e quant'altro. E in più c'è il discorso anche che genitori particolarmente impegnati nel lavoro poi spesso gratificano i figli, diciamo, anche con scelte alimentari non sempre corrette, ecco. Quindi accontentando, magari facendo molti pasti in locali all'esterno, ecco, rivolgendosi alla ristorazione esterna, quindi i fast food per l'appunto, che sicuramente rendono felici i bambini da una parte, ma noi sappiamo ma che non possono essere, a volte. Che non possono essere scelte salutari, chiaramente se è possibile frequentarli raramente, eccezionalmente, non può diventare, diciamo, un'abitudine consumare pasti di questo genere, no? Perché i danni per la salute si manifestano già precocemente. È facile oggi trovare un bambino con problemi psicologici legati proprio alla distanza del padre e della madre, che volenti o nolenti spesso sono fuori o spesso per recuperare delle carenze affettive li accontentano troppo, come diceva spesso, la dottoressa? Spesso c'è anche un altro problema: si ritrovano i bambini che hanno i genitori separati, ecco, e questo. Quindi c'è appunto il ripiego, diciamo, del cibo e diventa una difficoltà, cose molto, quindi nel bambino poi... nel bambino e anche nei genitori, tant'è vero che a volte quando si fanno queste cose, quando si prendono questi bambini, cose eccetera, e abbiamo bisogno anche della psicologa. Voi siete dei medici, quindi a volte vi tocca anche prescrivere dei farmaci. Capita? In questo ambulatorio no, assolutamente, perché appunto... La dottoressa si riferisce all'ambulatorio dell'obesità, però noi in consultorio, però, come pediatra, in generale, diceva in lei. Generale, sì. Sì, in generale qui seguiamo, diciamo, tutte le fasce di età, abbiamo detto fino ai 18 anni, e in particolare le popolazioni, diciamo, più fragili, quindi abbiamo moltissimi immigrati che non hanno, diciamo, la possibilità di usufruire del medico, del pediatra di libera scelta, e quindi possono accedere alle visite pediatriche in consultorio, e in questi casi chiaramente prescriviamo, vediamo i bambini anche affetti da patologie acute, le più svariate. È molto importante questo servizio perché chiaramente in assenza di altri servizi dedicati all'assistenza molti immigrati si rivolgono al pronto soccorso, e noi possiamo immaginare quello che succede, quindi diciamo un ambulatorio, il consultorio da questo punto di vista sicuramente svolge un lavoro importante sia nella prevenzione, perché è importante, diciamo, in questo tipo di pazienti pure fare prevenzione, a differenza, diciamo, dei nostri bambini, dei bambini italiani che hanno, diciamo, per l'appunto il pediatra di libera scelta che fa i bilanci di salute, che consiglia le vaccinazioni. In questo caso il consultorio, diciamo, svolge anche questo ruolo. La presenza delle popolazioni immigrate sul nostro territorio causa un cambiamento delle patologie? Cioè loro hanno patologie diverse da quelle della popolazione indigena? E questo mito lo dobbiamo sfatare, perché si pensa che chi arriva, diciamo, da altri paesi sia portatore di malattie esotiche. In realtà non è così, sono popolazioni assolutamente sane, se consideriamo che si tratta
quasi sempre di giovani che hanno un progetto migratorio che si basa soprattutto sull'essere sani ed essere giovani, quindi poter ricostruire una vita grazie al lavoro. Di conseguenza troviamo le stesse patologie che troviamo negli italiani, quindi prevalentemente non so, nel bambino patologie dell'apparato respiratorio, soprattutto nei mesi invernali, gastroenteriti, ma assolutamente non troviamo quelle malattie infettive che sono tipiche dei paesi tropicali. Poi dobbiamo considerare che in molti casi si tratta di bambini che nascono in Italia, quindi sono assolutamente diciamo sottoposti alle vaccinazioni come tutti i nostri bambini italiani e quindi perfettamente in salute. Dottoressa Costantino, da quanti medici è composta la vostra equipe? Da 3 medici, il dottore Cirillo, da me e dalla dottoressa Fontoriero. Bastano queste 3 unità per un territorio così vasto? Sì, sì. Stringendo i denti, cose sì, bastano, no, ce la facciamo. Qual è il ruolo di un assistente sociale all'interno del consultorio? Diciamo che il ruolo dell'assistente sociale all'interno del consultorio è quello di una persona che accoglie e cerca di comprendere la domanda in base alla richiesta che l'utente rivolge a noi. È un ruolo di accoglienza, di presa in carico della domanda, quindi di comprensione e anche di presa in carico della domanda. È un ruolo anche di... noi svolgiamo all'interno del consultorio anche il filtro della domanda, collegandoci ai vari operatori del servizio, che sia il ginecologo, la psicologa, l'ostetrica e tutto il resto, no? Quante siete? Noi siamo 2 operatrici, siamo io, che mi chiamo Milano Anna Maria, e l'assistente sociale Rosa Tetro. Siamo 2 operatori che ci occupiamo un po' di tutto. Noi sappiamo che il bacino d'utenza del consultorio è di circa 75.000 abitanti, abbiamo anche delle domande che riguardano gli immigrati, quindi l'agevolazione del percorso sanitario di queste persone che vengono, e a volte alcuni sono, diciamo, itineranti, altre insomma permangono, per cui diamo anche delle risposte in merito al loro ruolo che occupano in questo momento nella nostra città, nel nostro territorio. E svolgiamo anche il lavoro all'interno del tribunale, sia minorenni che ordinario, di Lamezia e di Catanzaro, e quindi insomma è un ruolo, diciamo, un po' piuttosto complesso, collegandoci anche insieme alla psicologa naturalmente del servizio, perché come sappiamo le situazioni non sono prettamente sempre di tipo sociale, ma anche a volte possono essere anche di molto, generalmente sono di tipo psicologico e sociale, a volte può anche subentrare il sanitario. Quindi siete il primo passo per chi il primo passo, sì, all'interno del consultorio, sì. Un ruolo di ascolto. Ascolto, di comprensione e di smistamento della domanda, non solo all'interno degli operatori, dei nostri colleghi, ma anche all'interno della nostra azienda, il servizio di neuropsichiatria infantile, il CSM, lo stesso ospedale per quanto riguarda le certificazioni che noi rilasciamo, no? In base alla legge 194, voi sapete che esiste la 194, e in quanto esiste, esistono anche i consultori, quindi noi diamo anche risposte in merito, collegandoci con gli ospedali del territorio calabrese e dando anche delle risposte rispetto alle prenotazioni, ai tempi di attesa e tutto il resto. Il consultorio ha 2 ginecologi, il dottore Vescio che è il responsabile e il dottore Cinque. È un consultorio attivo da molto tempo, ma che produce moltissimo lavoro, dai dati risulta soprattutto questo, avete una popolazione ampia. Voi vi occupate, nonostante tutto il lavoro che arriva qui, anche di prevenzione sul territorio, vero dottore? Sì, allora noi facciamo tanta prevenzione sul territorio, nel senso che per esempio facciamo puntualmente ogni anno degli incontri nelle scuole, in tutte le scuole, a cominciare dalla media fino alle scuole superiori. Lo facciamo non soltanto ovviamente a Lamezia, ma anche nell'Interland, per esempio Maida, San Pietro a Maida, Soveria, Decollatura e così via.
e ovviamente siamo disponibili laddove ci chiamano, perché non è semplice tante volte con i dirigenti poter fare questo tipo di prevenzione, perché noi parliamo soprattutto di contraccezione, prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e ovviamente prevenzione oncologica. Il vostro è un consultorio come tutti i consultori in Italia? Certo. Quindi quello che fa il vostro consultorio lo fanno anche gli altri? Dovrebbero farlo anche gli altri. Perché così chi ci vede al di fuori del territorio dove opera il suo consultorio sa comunque che un vostro corrispettivo c'è da un'altra parte. Certo. Noi ci atteniamo a quella che è la normativa nazionale sulla legge di istituzione dei consultori, non facciamo nulla di più né di meno. Ce n'è la normativa consultoriale, è prevista soprattutto la prevenzione, è prevista per esempio il percorso nascita, è previsto l'ambulatorio della menopausa, quindi noi facciamo tutte queste cose che sono previste normalmente dalla normativa nazionale. E dove il cittadino può rivolgersi gratuitamente? Dove il cittadino, noi cerchiamo per quello che è possibile di dare delle risposte senza lunghe liste d'attesa, cerchiamo come di facilitare l'accesso. Noi adesso per esempio per un motivo organizzativo facciamo delle prenotazioni che vengono fatte con l'ora precisa. Però questo non toglie che se uno viene spontaneamente c'è la necessità, non lo vediamo nell'ambito dell'organizzazione della struttura. Quindi c'è la disponibilità anche per i cittadini immigrati, mi pare? Sì, soprattutto. Allora, i cittadini immigrati non è che hanno la priorità, ma quasi, perché noi capiamo tutte le problematiche che stanno intorno a loro, per cui cerchiamo di facilitargli i percorsi che devono fare. Abbiamo proprio sottoscritto ieri per esempio una convenzione con l'associazione Mago Merlino, che si interessa di queste persone, non solo, proprio per cercare di facilitare le loro richieste e quindi dare loro delle risposte con molta più facilità. Una piccola parentesi, l'associazione Mago Merlino su tutto il territorio calabrese, non solo su quest'area, si occupa di donne in difficoltà e senza distinzione di nazionalità, quindi ha un'accoglienza di donne spesso con gravi difficoltà anche di violenze. Sì. E voi siete un punto di riferimento anche per l'associazione? A Lamezia dovremmo essere un punto di riferimento, questo non spetta a noi dirlo. Comunque abbiamo fatto proprio ieri, sottoscritto questa convenzione. Noi già seguivamo tantissime persone portate da loro, però adesso l'abbiamo un po' istituzionalizzato, ecco. L'importanza della prevenzione nell'ambito della ginecologia. Dottore Cinco. L'importanza della prevenzione è fondamentale. Noi come consultorio appunto ci occupiamo fondamentalmente di prevenzione. Prevenzione per quanto riguarda, come diceva il dottore Vescio prima, le malattie sessualmente trasmissibili. Qua io ritorno al lavoro che facciamo all'esterno, quindi negli istituti scolastici, dove sottolineo e aggiungo altro. Noi abbiamo qua uno spazio dedicato agli adolescenti che possono venire senza prenotazione, hanno una corsia preferenziale per avere un colloquio con noi o con qualsiasi altro operatore del consultorio, per poter e noi diamo ascolto e cerchiamo di affrontare e risolvere le problematiche inerenti a questa età che è appunto particolare. Quindi prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, prevenzione oncologica in ginecologia. Il consultorio si occupa di prevenzione facendo naturalmente prelievi per il Pap test, anche in collaborazione col centro screening aziendale e anche con prevenzione ginecologica per quanto riguarda il nostro lavoro anche dal punto di vista con macchinetti, con l'ecografia, e quindi prevenzione dei tumori dell'utero, del tutta la sfera genitale femminile. Allora vorrei ad integrare
dire una cosa, per quanto riguarda i ragazzi, gli adolescenti, noi diciamo nelle scuole, colgo l'occasione per sottolinearlo, visto il bacino di ascolto che è abbastanza ampio, che questa è una struttura dove possono venire sempre e quando vogliono, non necessitano di nessuna impegnativa, non necessitano di nessun supporto genitoriale, perché alcuni ragazzi chiedono ma devo venire con i miei genitori, anche se sono minorenni non c'è bisogno. In più noi abbiamo fatto un indirizzo di posta elettronica, che posso anche dire, che è sosascoltogiovani@gmail.com, dove ci possono rivolgere qualunque tipo di domanda, anche anonima, e la caratteristica di questa casella di posta è che è riservata, apriamo soltanto io e il dottore Cinque, quindi qua dentro non l'apre nessuno. Questo per sottolineare la riservatezza, perché sappiamo che i ragazzi hanno tanti timori, ma io dico tante volte giustamente, proprio per sottolineare la riservatezza della struttura. E ancora una cosa a supporto di questo: chi viene qua dentro, ovviamente tutto quello che viene fatto e detto qua dentro resta qua dentro, quindi noi non avvisiamo i genitori e così via, come qualche ragazzo ci dice ma se io vengo poi chiamate i genitori se c'è qualcosa, assolutamente no. Quindi possono venire con estrema tranquillità. Questo lo dico perché noi tante volte vediamo tante problematiche che, se ci fossero state poste all'inizio, si sarebbero risolte con estrema facilità. L'età in cui si fa sesso è diminuita tantissimo. Enormemente diminuita. E con questo sono aumentati i problemi, anche perché i ragazzi non sanno molte cose. Sì, e noi questo lo abbiamo toccato con mano in questi incontri che facciamo nelle scuole. Tante volte noi andiamo convinti che quello che diciamo già lo sanno e sono esperti. Poi alla fine dell'incontro ci rendiamo conto che internet, i giornali, i suggerimenti degli amici sono spesso del tutto errato, ed è il motivo per cui noi stiamo forzando su questi incontri, ed è il motivo per cui chiediamo a questi ragazzi di documentarsi, di chiedere agli esperti, che non necessariamente dobbiamo essere noi, ci sono i medici di famiglia, ci sono i colleghi ospedalieri, però di rivolgersi agli esperti, perché altrimenti poi si prendono tutta una serie di cantonate. E possiamo dire qualcosa, nel senso portare un esempio di quelle che sono le malattie che i ragazzi possono prendere facendo sesso in maniera incauta, al di là che può arrivare una gravidanza, però ci sono anche dei rischi. Certamente i rischi sono tanti, alcuni anche seri, indipendentemente dalla gravidanza, come ha accennato lei, che è una cosa a parte. Ci sono alcune malattie che sono appunto a trasmissione sessuale, tra le più banali come le semplici vaginiti, oppure ad alcune malattie che, se trascurate, potrebbero provocare anche delle alterazioni serie, tipo sterilità o addirittura una trasformazione neoplastica. Parlo di tumori, naturalmente, dell'apparato genitale femminile. Ecco perché questa prevenzione è fondamentale ed è importante che i ragazzi, tutti naturalmente, ma specialmente i ragazzi, siano a conoscenza di questa problematica. E quindi è fondamentale, e noi battiamo sui ragazzi perché sono chiaramente il nostro futuro. Lei dice ragazzi proprio per sottolineare il fatto che sia il ragazzo che la ragazza sì, ha sì. bisogno di informarsi, assolutamente le informazioni sì. giuste, perché le malattie vengono ad entrambi, perché spesso si pensa che la difficoltà sia solo femminile. Sì, ha fatto bene a puntualizzare questo, e noi lo puntualizziamo d'altra parte quando andiamo in questi incontri, perché la patologia è di coppia, non è assolutamente di pertinenza femminile, è quindi una patologia di coppia, e questo è bene sottolinearlo, perché ancora c'è chi pensa che invece sia appannaggio soltanto di un sesso. Non è assolutamente così. Questo dobbiamo ribadirlo, i ragazzi devono capire questo, in verità stanno cominciando a capirlo, perché non bisogna pensare che ci sia dell'incoscienza da parte loro, però di sicuro c'è un po' di ignoranza, cioè la non conoscenza, una
una buona conoscenza di determinati argomenti. Ecco, il nostro compito anche è questo. A volte c'è anche una cattiva conoscenza degli argomenti, per come sottolineava certo. il dottore Vescio, giornali o internet usati male, non compresi, oppure con delle informazioni, come spesso capita perché non sono controllate, informazioni errate, si può incappare in problemi seri. Sì, naturalmente. Questa è un'altra problematica, il fatto dell'autoapprendimento, come dell'automedicazione, cosa di cui noi parliamo spesso in questi incontri. Noi dobbiamo evitare che ciò avvenga o almeno limitare il fenomeno. E un altro passo che vorremmo fare, ulteriore, perché già questo comincia a essere gravoso da parte nostra, cioè andare in giro per tutte le scuole, non soltanto le considere negli istituti superiori, anche nelle medie, insomma non è una cosa semplice anche dal punto di vista del tempo che di cui noi abbiamo a disposizione. Noi vorremmo anche spingerci oltre, cioè a fare oltre questo lavoro, quello, un lavoro diciamo di informare anche i genitori di queste problematiche, perché noi abbiamo visto in seguito a questi incontri facciamo con i ragazzi che c'è una scarsa comunicazione con i genitori. Questo perché i genitori, magari siamo anche noi genitori, non abbiamo molte volte, abbiamo paura di affrontare questi argomenti, non sappiamo come affrontarli, e allora noi vorremmo, lo abbiamo già fatto tra l'altro, ma vorremmo incrementare anche questo tipo di lavoro, fare un incontro preliminare con i genitori. A volte ce lo chiedono pure loro, tra l'altro, per dare delle indicazioni, delle chiavi di lettura, insomma, per dare dei consigli su come affrontare determinati argomenti con i propri figli. È inutile di fronte a certi argomenti nascondersi, bisogna affrontarli, capirli, perché le cose succedono comunque anche se noi pensiamo da genitori di nasconderci da qualche parte. I figli vanno avanti, i giovani vanno avanti. Lo siamo stati anche noi e comprendiamo quali possono essere le difficoltà, ma a volte vogliamo fare gli struzzi, capita, no? Capita, e come? Capita, e purtroppo a volte per questo comportamento errato, naturalmente, poi ci troviamo di fronte a delle problematiche più serie, quindi trascurare un problema non giova mai. Per cui appunto l'idea è proprio quella, cercare di, chiaramente forse è un'idea un po' ambiziosa da parte nostra, però insomma noi ci stiamo provando. Raggiungere più persone possibili. Sì. Speriamo di farlo anche come servizio con la televisione. Se io dico papillomavirus, anche in questo parliamo di prevenzione. Certo, sul papillomavirus noi abbiamo iniziato molti anni fa, proprio l'informazione non soltanto nelle scuole, abbiamo fatto anche delle riunioni in vari comuni dell'Interland. Perché? Perché il papilloma è una di quelle infezioni a trasmissione sessuale diffusissima, di cui ancora oggi si ha tantissima paura, perché quando si parla di papilloma si immediatamente si ha il tumore, cosa che non è vera. È vero che il papilloma può sviluppare il tumore del collo dell'utero, ma non così immediatamente. Ne parliamo perché è necessaria la prevenzione, e oggi noi la prevenzione la possiamo fare anche col vaccino. Stavo dicendo proprio questo, mi ha anticipato. Oggi è l'unico tumore di cui noi possiamo fare prevenzione con lo vaccino, come diceva lei. A che età? Allora, il vaccino, per un fatto di mera economia sanitaria, il Ministero della Sanità ha stabilito di iniziarlo a fare 11 anni un giorno, 12 anni, quindi alle 12 anni. Può essere fatto anche prima, esistono degli studi in cui si dice che si può fare già ai 9 anni perché la risposta immunitaria sarebbe migliore. Comunque in Italia si fa dall'11 anni in poi. Alle ragazzine. La regione Calabria adesso sta vaccinando fino a 25 anni gratuitamente un po' tutte, anche quelle oltre i 12 anni che non hanno fatto il ciclo quando lo dovevano farlo. Com'è che funziona? Nelle 12 anni arriva un invito da parte degli uffici di vaccinazione a che la ragazza si rechi lì e si faccia il vaccino.
Noi diciamo in questi incontri che facciamo, se non è arrivata la lettera, se fate parte di questa fascia di età, andate all'ufficio vaccinazione di riferimento perché vi verrà fatto il vaccino. È un vaccino fondamentale, però purtroppo io devo sottolineare, perché noi ci capita di sentirlo quasi quotidianamente, ancora ci sono molte remore sul farlo fare. Quello che ci dispiace è che ci sono anche dei colleghi che dicono no, ma non ne vale la pena perché può far male e così via. Non è assolutamente vero, è almeno fino ad oggi l'unico vaccino sicuro al 100%, anche perché è un vaccino creato con ingegneria genetica, quindi non contiene virus vivo, quindi non può avere effetti collaterali. Quindi io colgo l'occasione per invitare soprattutto le mamme, perché le mamme delle ragazzine vengono e ci chiedono sì, è arrivata la lettera, ma posso farlo, è pericoloso e così via. Assolutamente lo deve fare. O altre ci chiedono ma è giusto e bene farlo? Assolutamente bisogna farlo. Il vaccino, lo possono fare anche i maschietti, perché si è visto che questo è un virus che porta anche dei tumori, non soltanto al collo dell'utero, dove è certificata la certezza al 100%, ma anche all'orofaringe, alla bocca, all'ano, al pene e così via. Quindi ci si sta un po' organizzando anche per farlo fare a una fascia di età dei maschietti. E c'è un'età prestabilita anche per... Sempre dai 11 anni in poi. Perché quella è l'età. Quella è l'età in cui... Allora, quando cominciano le curiosità e cominciano sì, i primi approcci, no? Sì, i primi approcci. Allora, il fatto di questa età è nato... C'è un fatto scientifico, che è quello che gli anticorpi, una volta fatto il vaccino, gli anticorpi sono di più di quelli che nell'età avanzata. Però all'inizio, che poi è stato un po' smentito, è stato fatto perché si presupponeva che a 12 anni non si avevano rapporti sessuali, cosa che purtroppo non è così. Noi abbiamo avuto in questi ultimi tempo ragazzine a 12 anni incinte con gravidanze, poi alcune portate anche avanti. Il vaccino si può fare anche se si sono avuti rapporti sessuali, perché si è visto che anche laddove c'è stata già un'infezione, sicuramente la virulenza viene attenuata. Un inciso, non tutti i ceppi di virus HPV sono cancerogeni, ma sono alcuni. Ora, nel momento in cui si ha la paura di aversi preso un'infezione di questo tipo, oggi abbiamo la possibilità di dimostrarlo. Basta fare un banale prelievo che è tipo quello del pap test e la microbiologia ci dice il ceppo di cui quella persona può essere affetto oppure non può essere affetto, perché magari si è avuta una paura però non si è presa l'infezione, e dopo si fa la terapia che è necessaria. Avere paura non salva la vita. Avere paura assolutamente non salva la vita. E la prevenzione... Con la consapevolezza che recandosi dal medico e chiedendo informazioni... Ci si può salvare, questo è veramente importante, avere questa consapevolezza. Certo, su questo, sull'HPV, sul tumore del collo dell'utero, io mi sento di dire una cosa che anche dispiace. Noi ancora oggi in Italia, nonostante tutta la prevenzione che si fa, e parlo di pap test ed altro, noi in Italia abbiamo intorno a circa 3.700 casi di tumore del collo dell'utero, ma non è tanto questo. Oggi di tumore del collo dell'utero, se si fa prevenzione, si guarisce. Non si toglie neanche l'utero, ma si toglie soltanto una piccola parte del collo dell'utero e quindi non succede niente. Però purtroppo oggi ancora in Italia abbiamo 1.700 donne l'anno che ci muoiono di tumore del collo dell'utero. Vuol dire che noi medici non facciamo prevenzione. Dottore, c'è un'altra parte della nostra vita che è importante, della quale voglio occuparti, che è la menopausa. Sì, sì. Ma esiste anche l'andropausa. Allora, sì, esiste anche l'andropausa, però noi ci interessiamo di menopausa. Perché ci interessiamo di menopausa? È un altro pallino nostro che negli anni ci ha sempre più coinvolto, perché la vita media della donna si è notevolmente, grazie a Dio, allungata. Noi oggi parliamo di 84-85 anni come età media. Per cui, se è vero come è vero che si va in menopausa, cioè si perdono le mestruazioni intorno ai 50 anni, noi possiamo tranquillamente dire che la donna passa quasi metà della sua vita in menopausa.
Anche su questo si è detto di tutto: la menopausa è un evento naturale, quindi non bisogna fare niente, la menopausa non bisogna trattarla, è meglio che succeda quello che deve succedere. Sì, non è assolutamente vero. Se noi passiamo metà della nostra vita in menopausa, dobbiamo decidere se passarla bene oppure passarla, non dico in malattia, ma con acciacchi vari. È stato dimostrato che la carenza degli ormoni che si ha in menopausa, il motivo per cui si va in menopausa, porta a lungo andare ad una serie di conseguenze. E possiamo brevemente, praticamente, sì, dire le principali, se non, sì, altro, perché tutte le no, tutte sarebbero. Però le principali, quelle. Allora, le principali sono l'osteoporosi e le malattie cardiovascolari. Io dico alle donne che in menopausa raggiungono la parità con noi, facciamo degli incontri mensili sulla menopausa, proprio incontri di informazione in tutti e tre consultori, quindi non soltanto alla mezza, per cui mai da Soveria chi vuole basta telefonare al consultorio, si prenota, noi raggruppiamo mediamente una cinquantina di donne e diamo delle informazioni. Dico a queste donne che la donna raggiunge la parità con l'uomo solo quando va in menopausa. Per un semplice motivo, perché nessuno ci fa caso, neanche noi medici tante volte, ma le malattie cardiovascolari aumentano nella donna in menopausa, mentre prima è protetta dagli ormoni estrogeni e progesterone. Quindi le principali complicanze sono l'osteoporosi e le malattie cardiovascolari. Sono malattie che possono essere prevenute non soltanto con la famosa terapia sostitutiva in menopausa, che non è vero che fa male se data. Infatti sottolineano spesso: non fare questa terapia perché fa male, non serve a nulla, non ti cambia la vita. Assolutamente no. È chiaro che trattandosi di farmaci, come diceva prima un po' il dottore Cinque sull'autoterapia, trattando di farmaci vanno personalizzati, vanno dati laddove ce n'è necessità e laddove sono utili. Non tutte le donne possono fare terapia sostitutiva. E allora, se noi la facciamo. Quando inizia la terapia sostitutiva? La terapia sostitutiva inizia il prima possibile, cioè nel momento in cui le mestruazioni cominciano a essere un po' ballerine. Allora, quello è il momento opportuno per iniziarla. Dopo no? Dopo passato un tempo non ha più gli stessi effetti positivi che ha quando si inizia precocemente. Ci sono altre terapie, se una donna si rende conto di volerla fare quando per esempio è già passato un anno, due anni, insomma ci sono dei percorsi che può fare continuando ad avere dei disturbi legati alla menopausa? Sì, ci sono percorsi che può fare che sono poi un po' i percorsi che dovremmo fare tutto, cioè un certo tipo di stile di vita, un certo tipo di alimentazione e così via, ma che sono quelli che dovremmo fare tutti e che non facciamo. E accanto a questi però abbiamo anche dei farmaci tra virgolette naturali, che ovviamente non sono la terapia sostitutiva, però che possono essere d'aiuto. E poi laddove si fa prevenzione, per esempio nell'osteoporosi o nelle malattie cardiovascolari, magari si può fare una terapia preventiva mirata, ovviamente facendo determinati esami e così via. Perché non tutti possono fare determinati farmaci, e fare degli esami prima è fondamentale. È fondamentale. Ed essere seguito dal ginecologo che ti consiglia. O dal medico di famiglia. La vitamina D, sì, è importante quanto e tutti possono farla? Allora, sulla vitamina D sta diventando una cosa di cui si fa un uso ed abuso. La vitamina D ha un'indicazione, però laddove c'è carenza di vitamina D, anche se io trovo in un esame una perdita di sostanza ossea e però faccio il dosaggio della vitamina D è normale, e lì non ha nessuna indicazione, non faccio nessuna prevenzione. Come tutti i farmaci, vanno assunti nel momento in cui c'è l'indicazione. Noi diciamo sempre che i farmaci sono degli ottimi prodotti, ma proprio in quanto farmaci possono diventare dei cattivi prodotti, nel senso che gli effetti collaterali possono essere maggiori degli effetti positivi se vengono dati senza un'indicazione valida. La stessa cosa vale per la vitamina D, va benissimo però se c'è l'indicazione, e noi oggi abbiamo i sistemi per saperlo. Alle donne che spesso hanno un confronto difficile col ginecologo, anche un po' di timore e di vergogna. Allora, come diceva lei prima,
comportarsi come gli struzzi non serve assolutamente a niente. Noi diciamo sempre che noi dovremmo andare, tutti compresi noi, dal medico quando stiamo bene. Fare un controllo una volta l'anno può significare salvarci la vita, perché magari si fa una diagnosi di qualcosa che noi non minimamente pensiamo, non abbiamo nessun segno, nessun sintomo. Se facciamo la visita, il medico può magari avere il dubbio, fare gli accertamenti, fare gli approfondimenti e portare a guarigione anche un'eventuale malattia tumorale, perché poi la paura fondamentale di tutte le donne è questa. Quindi l'invito qual è? Fatevi vedere al consultorio, dove è gratuito, dove è aperte, le porte sono aperte 5 giorni alla settimana, 4 giorni di pomeriggio, soltanto il venerdì di mattina, quindi c'è la massima disponibilità. Andate dal vostro medico di famiglia, ma andateci quando state bene, perché quando c'è la malattia, non è che non bisogna andarci, però quando c'è la malattia è quasi già troppo tardi. La prevenzione è questo, la prevenzione è quando ci si fa vedere prima di stare male. Non so se sono riuscito a farvi capire, però ripeto, il territorio, lo Stato, le strutture ci sono. Purtroppo siamo noi cittadini che non sempre le utilizziamo o le sfruttiamo, se vogliamo usare una parola poco bella. Invece dobbiamo usarle e sfruttarle. Il consultorio è una di queste strutture che è deputato a fare soprattutto prevenzione. Noi ci mettiamo tutto l'impegno, cerchiamo di farlo. Noi qui abbiamo un gruppo, come ho visto, i pediatri per quanto riguarda i bambini, il psicologo, il psicoterapeuta, il senso sociale, le ostetriche, facciamo prevalentemente ed è prevenzione. L'utenza noi ce l'abbiamo, sta crescendo, stiamo cercando anche di, ripeto, di andare sul territorio per cercare di sensibilizzare le persone, però ecco, se chi ha un qualche problema o ha maggior ragione che non ce la viene, è ancora meglio. La prevenzione è questa. Hours went by, turned to